sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, oggi che è il mercoledì 18 di agosto del 2021. Ringrazio il Signore per un'altra giornata di vita, io insieme a te, che possiamo questa mattina incominciare Alba Nuova. Alba Nuova durante l'estate, che è lunedì, mercoledì e venerdì. Sono questi giorni in cui noi andiamo in onda. Mi raccomando per te che già stai arrivando, che fai parte di questa famiglia di Alba Nuova, metti un like e condividi. Per te che sei del meridione, centro, nord Italia, non importa, noi preghiamo a Dio Padre nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Che la grazia del Signore stia con noi e Dio possa trasformare il nostro cuore, possa Lui avere misericordia nonostante i nostri peccati, ma che noi ci possiamo ravvedere, Signore, possa trasformare la nostra vita per la Sua gloria nel nome di Gesù Cristo. Voglio il Signore davvero avere questa misericordia. Io spesso parlo qui su Alba Nuova, voi sapete che a me piacciono un po' queste sigle, no? E allora DNA, data di nascita antica, e noi sappiamo, ossia, che man mano passano gli anni, anche se tu sei giovane, ma magari già non hai più la forza, magari che avevi 4, 5, 10 anni fa, perché è così, è il ciclo della nostra esistenza terrena. Nasciamo piccoli, cresciamo, magari arriviamo all'apice della forza della gioventù, ma dopo, piano piano, dopo della salita, incominci DNA, data di nascita antica. E il Signore sta dicendo per noi questa mattina, però, che noi non dobbiamo dipendere dalla nostra forza fisica, ma il vero riposo si trova quando noi rinnoviamo la nostra forza nel Signore. Questo è il miglior trattamento di salute spirituale per la nostra esistenza. Molte persone spendono tanti soldi, lifting e tante altre cose, creme, punture, interventi chirurgici per farsi più belli, o magari chi sta in palestra 3, 4, 5 volte alla settimana a fare tanti esercizi. Naturalmente non sto criticando chi fa ginnastica, anzi, questo è ottimo, è molto importante. Però quello di cui io mi riferisco è la forza della gioventù che noi troviamo nel Signore. Guarda quello che il Signore ha detto per mezzo del profeta Isaia. Lui, questo è un messaggio soprattutto per il popolo di Giuda che era nel peccato, popolo di Giuda che era lontano da Dio. Dio aveva permesso che la Babilonia potesse invadere Giuda, Israele, hanno distrutto il Tempio, hanno portato via tutto quello che c'era nel Tempio, nel palazzo del re, ossia tutto quello che c'era è stato distrutto. Il popolo è stato portato in un'altra nazione e lì, in questo momento di dolore, questo momento in cui la vita spirituale di una nazione intera che Dio aveva sempre amato non era, diciamo, in conformità al proposito di Dio,
Allora Dio, nella sua grazia e misericordia, dice: la storia ancora non è finita. C'è una speranza per le persone, per questo residuo che effettivamente confida in me. E allora noi leggiamo dal profeta Isaia due versetti del capitolo 40, Isaia 40, versetto 29, scusate, versetto 30 e 31, quindi tre versetti, la parola di Dio dice, questo è un brano molto conosciuto, la parola del Signore afferma per bocca del profeta Isaia, messaggio da parte del Signore, Dio onnipotente. Lui dice, il Signore, Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più giovani vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Il Signore sta dicendo per me e per te questa mattina che la sua forza Lui la vuole donare a noi. Di nuovo, io ripeto, Lui dà forza a colui che è stanco e accresce vigore a colui che è spossato. Tu oggi ti senti stanco, ti senti scoraggiato, non dico magari fisicamente, ma forse spiritualmente, mentalmente ti senti oppresso, stanco, scoraggiato. Forse perché manca anche il ravvedimento nella nostra vita, manca voler tornare alla Bibbia, alla preghiera, alla comunione fraterna. C'è un tempo per ogni cosa, ma nella Bibbia, nella parola del Signore, noi sappiamo che esiste un tempo ininterrotto, ossia 24 ore, 365 giorni all'anno, 7 giorni alla settimana, noi sempre abbiamo bisogno, abbiamo bisogno della Bibbia, della preghiera e della comunione fraterna. Questi tre elementi fanno parte della vita del credente e il Signore fa questa promessa. Il Signore ha dato la sua forza al popolo di Giuda. Il criterio però per ricevere questo aiuto, questa forza del Signore, non è la gioventù. Infatti lui dice che i giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Allora Signore, che cosa devo fare? C'è una sorgente della gioventù? No. C'è qualche vitamina che posso prendere e allora magari qualche crema che posso usare per diventare più giovane, più bello? Neanche. La Bibbia dice, quelli, versetto 31, quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Se tu spera nel Signore, se tu confidi nel Signore, se tu dai la tua vita completamente nelle mani di Dio, dice Signore, quello che io ho è tuo, il mio futuro è tuo, la mia esistenza è tua, la mia famiglia è tua, la mia chiesa è tua, la mia vita, il mio futuro, tutto quello che io sono e tutto quello che io ho, io lo dedico a te. Perché, Signore? Io spero, confido nel tuo nome. Allora il Signore che cosa fa? Lui diventa una sorgente illimitata della potenza e della forza del Signore. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Oggi il Signore dà a me e a te questa possibilità di non dover, ossia non hai bisogno, non voglio fare pubblicità, no? Quando fa caldo dici prende Polase, no? Per dare un po' di carica. Il nostro Polase non è questo, della farmacia, del supermercato, il nostro è confidare nel Signore. Quando tu confidi nel Signore, allora tu hai questa forza. E io voglio pregare questa mattina affinché te che magari sei in ansia per il tuo futuro, forse te che sei stanco, confida nel Signore, spera nel Signore. Hai una risposta di preghiera che ancora non hai ricevuto? Spera nel Signore, confida nel Signore. Ci sono battaglie che stai affrontando? Spera nel Signore, confida nel Signore. Problemi di salute, problemi economici, io non lo so, ma noi dobbiamo comunque e ovunque sperare nel Signore. Anche perché la vita su questa terra è troppo breve. Per concentrarti soltanto su questa sfera, il fatto che il Signore sta preparando per noi una nuova dimora è la nostra più grande consolazione. Però nel frattempo, mentre siamo qui, Lui rinnova la nostra forza. Te lo posso garantire perché è la Sua parola che
che lo afferma. Prega con me, Signore, per tutti coloro che sono stanchi, che sono spossati, che non hanno forza, che non hanno voglia, che non hanno, Signore, non hanno genio di continuare ad andare avanti. Io ti prego nel nome di Gesù Cristo che tu possa, Signore, dare a loro la forza, rinnovare le loro forze, affinché possano, Signore, alzare volo come aquila, camminare, non stancarsi, ma continuare a confidare nel Signore. Non importa quello che accada, noi sempre confideremo nel tuo nome, perché noi facciamo parte del popolo di Dio. Signore, grazie perché le tue promesse manifestate a Giuda si applicano anche a noi in questo caso, perché noi speriamo nel Signore. Io non sono nato a Giuda, io non sono nato, Signore, a Gerusalemme o in Giuda, ma io sono nato in Cristo Gesù. E per coloro che sono nati in Cristo, io ti prego, Signore, rilascia questa potenza triplicata della potenza dello Spirito Santo. Ma fa, Signore, che noi possiamo rinnovare la nostra vita attraverso la vitamina BPC, la Bibbia, la preghiera e la comunione fraterna. Signore, toglie lo spavento, la preoccupazione, pandemie e tante altre cose. Mettiamo questo in seconda parte, Signore, perché la priorità della nostra vita è vivere con il Signore. E quando tu rinnovi la nostra forza, Signore, noi dipendiamo da te, noi abbiamo la forza per andare avanti. Quindi, Signore, noi ti preghiamo, voglia tu questa mattina rinnovare il nostro cuore nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice amen e gloria al Signore. Che il Signore ci possa benedire. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Ti invito a venire a partecipare con me venerdì, quando noi saremo di nuovo insieme per Alba Nuova, potenza nella preghiera. E mi raccomando, prima di andare via, metti un like e condividi nel nome di Gesù. Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente. Tu cerchi ancora. C'è Dio nella mia vita ed il suo amore è luce e sorge. Per te.